Germana, diamo la parola a Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto, sul tema Mercurio, un problema emergente dell'Italia centrale. Grazie. Ma dopo questo bollettino di guerra, insomma, non è facile intervenire. Io sono qua e ho accettato l'invito perché i 20 sindaci dell'Orvietano, di cui io sono il comune capofila, il sindaco capofila, non vogliono più girare lo sguardo da un'altra parte. C'è un problema. C'è un problema, lo sappiamo da tanto tempo, in qualche modo dobbiamo affrontare e capire che cosa sta succedendo nei nostri territori e provare a creare le condizioni per trovare le soluzioni a questo problema. Da questo punto di vista credo che la prima strada che abbiamo è quella di metterci insieme. Sappiamo che i nostri territori sono contigui, quindi un problema che sta in un territorio inevitabilmente va anche a colpire gli altri territori. Lo abbiamo visto sul fiume Paglia, dove abbiamo valori alti di mercurio, ma lo abbiamo visto anche in tantissime altre situazioni. Quindi l'idea che ci siamo fatti come sindaci del bacino dell'Orvietano è quella di mettere insieme le varie specificità. Abbiamo fatto un incontro poche settimane fa ad Orvieto, dove abbiamo invitato tutte e tre le regioni. C'erano, e questo protocollo d'intesa fra le tre regioni è un primo passo importante per andare a scandagliare i motivi, i problemi che ci sono su questa materia. Non è possibile che uno dei fiumi che una volta era considerato fra i migliori, insomma, in Italia, ora lo troviamo, il fiume Paglia, pieno di tanti problemi, in modo particolare. Poi sull'origine di questo mercurio abbiamo chiesto alle ARPA, ma anche a altri istituti, di capire qual è l'origine vera, no? Le miniere da una parte, la geotermia dall'altra. Vorremmo però, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, avere uno studio scientifico vero, importante, che ci possa permettere di capire e di fare quelle azioni che sono necessarie da un lato per essere sicuro, dall'altro per non spendere in vano le risorse pubbliche che sono sempre minori. Quindi dicevo, come sindaci del nostro comprensorio, questa volta vogliamo provare ad andare fino in fondo su questo tema. Noi poi siamo stati anche critici e contrari ai progetti della geotermia che vogliono fare nelle nostre zone. Ora voi qui già avete un'esperienza da tanti anni, noi addirittura nell'arco di credo 3-4 anni, 5 anni hanno prodotto 5-6 progetti per fare nuove centrali geotermiche, nuovi pozzi geotermici, e su questo siamo contrari per un semplice motivo: perché i nostri territori non hanno questa vocazione. Noi vogliamo fare uno sviluppo differente, dove l'energia geotermica credo non è contemplata, non è il sistema migliore oramai nel 2016 come tecnologia per produrre energia, anche se è vero che, come è vero che l'Enel, diciamo, la quantità di energia che produce, non solo dal punto di vista energetico, è veramente irrisoria. Da una parte chiude la centrale di Montalto a metano e a olio, e da quell'altra continua a produrre sulle centrali geotermiche. Quindi dicevo, noi siamo stati stiamo ostacolando con tutte le forze la creazione di questi impianti. Forse per quello di Castel Giorgio dovremmo lottare fino in fondo, perché siamo arrivati un po' in ritardo, però insomma ce la stiamo mettendo tutta. E lo diciamo non perché siamo contro lo sviluppo tecnologico, con tutta una serie di cose, no, perché noi abbiamo scelto un altro tipo di economia e sviluppo. Da una parte facciamo parte del sistema delle aree interne, 20 comuni che si sono messi insieme in uno sviluppo che guarda ai beni culturali, all'ambiente, al turismo, a tutta una serie di cose, dall'altra non gli possiamo far trovare da una parte
le centrali geotermiche, e io dico ad Orvieto purtroppo anche una delle discariche più grandi dell'Umbria. Non è possibile, non è compatibile. Da una parte investo milioni di euro per un progetto di riproiezione del vino di Orvieto, Orvieto di vino, l'avrete sentito, insomma inizia a passare come messaggio, e dall'altra ho una delle discariche più importanti dell'Umbria. Le due cose sono incompatibili secondo noi, e in un mondo in cui l'elettronologia ci permette di andare oltre, credo che dobbiamo fare lo sforzo per superare questa metodologia. Lo so, è complicato perché in mezzo ci sono risorse economiche importanti, ci sono economie che si sono mosse. Voi sapete bene, quando dietro c'è un'economia che gira, è difficilissimo spostare l'attenzione, però credo che il numero e la concretezza di questa nuova classe di sindaci, di tutte le estrazioni politiche, perché noi sono 20 sindaci che abbracciano tutto l'arco costituzionale, da destra a sinistra e così via, quindi non è più un discorso diciamo di schieramento politico, è solo una questione che ormai gli amministratori si iniziano a rendere conto che lo sviluppo del nostro territorio deve andare verso altre parti. Quindi è un lavoro faticoso, pensiamo che finalmente le tre regioni iniziamo a metterle insieme, e devo dire, l'altro punto che volevo toccare, che un grosso lavoro lo stanno facendo anche le associazioni. Qualche volta, lo sanno quelli che mi conoscono, ci sono stati anche momenti di scontro con le associazioni in alcuni temi, però credo che su questi temi, su questi valori, siamo tutti dalla stessa parte, perché il sistema che dobbiamo adottare è un altro tipo di sviluppo. L'ultima considerazione. Ci siamo trovati che io la seconda ordinanza che ho potuto fare sono 2 anni e mezzo e faccio il sindaco, come sindaco, è quella di impedire la pesca nel fiume Paglia. Oggi è vietata la pesca nel fiume Paglia, come in uno dei fiumi più inquinati d'Italia. Dall'altro ero l'altro giorno al Ministero che ci ha approvato il progetto delle aree interne, mettendoci sopra 14 milioni di euro pubblici per la valorizzazione, come dicevo prima, del territorio, dei beni culturali e così via. Le due cose non possono andare insieme. Dobbiamo risolvere questo problema, e credo che tutte quelle azioni che in questo momento provocano queste risultanze dobbiamo cercare di evitare. Per tanto tempo ci hanno detto che erano le miniere della miata che mandavano il mercurio. Quindi su questo abbiamo approfondito, però i primi incontri mi sembra che anche qui si stanno facendo grossi lavori di bonifica. Ora non vorremmo che aver speso tanti soldi per bonificare le miniere qui, notte a Castagnano, a Badia San Salvatore, e poi ci scopriamo che magari l'inquinamento arriva da un'altra parte. Io però sono pure dell'avviso che non bisogna creare gli allarmismi oltre modo. L'allarme va bene, però dobbiamo essere sicuri, certi, scientificamente certi, del problema, da dove viene, quali sono le fonti, e poi agire di conseguenza. Quindi su questo mi dà abbastanza tranquillità il grosso lavoro che gli istituti preposti, le ARPA dell'Umbria, della Toscana e del Lazio, si sono messi in testa di poter svolgere. Se c'è il controllo costante delle amministrazioni, dei sindaci e delle associazioni, probabilmente questa volta proviamo a portare a casa il risultato. Grazie dell'invito e grazie di questa presentazione.